Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova lezione dell'8 maggio del 2020. Nel giorno numero 63 di sospensione delle attività didattiche in sede, nei corsi e ricorsi dalla storia, parleremo oggi di un libro molto antico, scritto fra il 1349 e il 1351, di cui in questo periodo si è molto parlato. Stiamo parlando del Decameron di Giovanni Boccaccio e ci soffermeremo in particolar modo sul significato della peste. Siamo a Firenze e siamo nel 1348. La peste sta devastando la città. Tre ragazzi e sette ragazze decidono di trasferirsi in campagna e di sfuggire a questo terribile flagello. Decameron, dal greco, significa 10 giornate. Nasce qui, infatti, la raccolta di 100 novelle narrate in 10 giorni da questi giovani. Ogni giorno verrà stabilito un tema prefissato e il loro tempo sarà scandito dai banchetti, dal divertimento, dal riposo e da questi racconti. La peste consentiva a Boccaccio due cose. La prima era quella di avere una narrativa che giustificasse la prolungata consuetudine dei 10 novellatori di raccontare e nello stesso tempo giustificava il loro distacco dalla realtà esterna. Solo una condizione straordinaria come la peste, che aveva scardinato ogni convenzione sociale e aveva creato la dissoluzione di tutte le leggi sociali e i costumi civili e raffinati del tempo, poteva risultare perfettamente funzionale per l'opera. La stessa città, luogo per eccellenza della socialità, si svuota e si fa deserta per le continue morti e le persone vivono più senza alcun contatto con il mondo esterno. Cadono i vincoli di vicinanza, di amicizia e di parentela. Si disgrega la famiglia, si abbandonano i fratelli, i coniugi e i figli. E cadono anche in abbandono i rituali delle onoranze ai defunti. Non vi è più pietas per i morti. Viene trascurato un valore sacro come il lavoro. I campi sono abbandonati e non vi è possibilità di fare il raccolto. Sembra di descrivere la realtà dei nostri ultimi 2 mesi. Questo invece è il racconto del Decameron del 1300. Ma qui, nella campagna amena, i giovani riusciranno a ricomporre una socialità ideale, utopica, un mondo teorico regolato perfettamente da norme razionali e senza conflitti. Qui, dove si vive in una condizione sicuramente di privilegio, tutto è in equilibrio. Vi è il controllo della ragione, viene evitato ogni eccesso disdicevole, viene esaltato il senso estetico della bellezza, ma allo stesso tempo viene rispettata rigorosamente la moralità. E così, mentre fuori dal rifugio i colori della peste e della morte ci appaiono cupi e scuri, l'immagine della vita della brigata diviene luminosa, armonica, gioiosa e separata dalla realtà. E qui possiamo ricollegarci all'idea di fortuna per Boccaccio, che era già presente come idea nella coscienza medievale, seppur considerata una forza subordinata al superiore segno della provvidenza divina. Per Boccaccio la realtà è dominata da questa forza, che risulta essere però capricciosa e imprevedibile, un complesso accidentale, non regolato da una volontà superiore. Si tratta in realtà di una visione laica che non esclude la presenza di Dio, ma che si ritaglia una sfera autonoma, che è quella dell'agire umano. Secondo Boccaccio, l'uomo è in grado di sfidare e superare gli ostacoli e le difficoltà che la natura e proprio la fortuna gli mettono davanti, celebrando così un'arte del vivere tutta terrena e mondana. E qui troviamo quel senso di fiducia di Boccaccio, la possibilità di imporre un ordine umano alla realtà, seppur travagliata da forze avverse che portano alla disgregazione.